raggiungere quanto prima tornarono indietro. Poi, mentre Paolo li aspettava ad Atene, il suo spirito si inacerbiva in lui, vedendo la città piena di idoli. Egli dunque discuteva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e ogni giorno sulla piazza con quelli che incontrava. Con lui discutevano pure alcuni filosofi, epicurei e stoici, alcuni dicevano che vuol dire questo calciatore e gli altri. Egli pare essere un annunciatore di divinità straniera, e per non sapere lo stesso che era così lo prese e lo condusse nell'Areopago, dicendo: potremmo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi? Perché tu mi hai cose strane e affluenti, vogliamo dunque sapere che cosa significa la queste cose. Con tutti gli ateniesi e palestieri che dimoravano in quella città non avevano passatempo migliore che quello di dire o ascoltare quattro novità. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegno, osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esse, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mani d'uomo e non è servito dalle mani di uomini come se avesse bisogno di qualcosa, essendo lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa, eccetera eccetera. Per cui prosegue la predicazione che Paolo fa. Se volete potete